Allora, le novità sono molto, anzi è cambiato proprio, diciamo, un po' l'indirizzo del festival. Prima si rivolgeva al, diciamo, a promuovere la danza, ma poi anche l'arte multidisciplinare della regione Lombardia, e invece quest'anno diventa un festival nazionale. È un festival nazionale, però ha sempre, diciamo, un motivo particolare, molto rivolto all'innovazione, al futuro, alla contemporaneità, ed è rappresentativo di due progetti, in parte dell'incubatore CIM per futuri coreografi e di DESMI, e infatti vede anche l'unione, diciamo un'unione progettuale tra CIND e Teatro Fontane per i pezzi urbani, che va verso il futuro della danza a Milano. Il programma è molto nutrito, vede appunto i tutor dell'incubatore, che sono Marco D'Agostin, Daniele Ninarello, Davide Varrosso, che terranno anche delle masterclass nei giorni seguenti al loro spettacolo. E poi ci sono tutti i coreografi di DanceMe, che sono Marianna Andrigo, Paola Ponti, Luna Paese, Elisa Sbaragli e Giorgio Azzone, spero di averli considerati tutti, Daria Menichetti, mi dimenticavo, e poi ci sono altri giovani come Tommaso Serratore, Claudia Marsicani con Daniele Turcone, Matteo De Blasio e Francesca Sproccati. Poi ci sarà anche la partecipazione di Giuseppe Muscarello, che dirige un festival con formazioni a Palermo e con cui siamo, diciamo, in partenariato, in collaborazione da qualche anno. Il tema è di luce ed ombra, e questo tema verrà anche approcciato nell'incontro che, come sempre, apre il festival. DanceMe nasce come creazione online di un progetto coreografico, poi diventa una piattaforma mobile creando l'app DanceMe, e poi ha prodotto alcuni degli spettacoli che sono nati online e li ha portati in teatro, e finché poi quest'anno diventa anche un organismo di produzione che produce 6 giovani coreografi che sono presenti al festival, come abbiamo detto prima. Incubatore per futuri coreografi è un progetto del CIND, diciamo un progetto che io ho proposto e che ha ottenuto il contributo del MIBAC, e che vede, è basato proprio sulle pratiche del corpo, e che sono, secondo me, una tendenza, una delle tendenze che noi vediamo nell'ambito della danza contemporanea, e perché, diciamo, è dal corpo che facciamo nascere, o attraverso il corpo che facciamo nascere la creazione. E le pratiche sono quel che sono, indicano un'esperienza e non un fatto formale e tecnico, per essere proprio estremamente sintetici. Questo incubatore vede 10 giovani tra i 20 e i 25 anni che condividono il loro cammino con 3 tutor, che sono appunto Marco D'Agostin, Daniele Ninarello e Davide Varrosso, che portano avanti tutto questo discorso insieme a loro. Li vedremo in un piccolissimo studio quest'anno, perché sono al primo anno di percorso, ma poi, come idea, al terzo anno ci sarà una sezione del festival interamente dedicata. Allora, siamo qui con Musa perché non ci lascia esprimere il video, e quindi allora, due ragioni per venire al festival sono molto semplici: la vivacità di questo festival, che vede sia un programma molto nutrito, ma il fatto che ogni sera ci sono 2-3 interventi, c'è un modo per stare insieme, per incontrarsi, perché ci sarà un aperitivo, un buffet. Secondo me, cioè, io desidero molto che sia un momento proprio di incontro e di gioia per il pubblico.
Il festival dura tutta la settimana, quindi al pubblico deve anche armarsi per venire, ma speriamo che sia numeroso e felice di partecipare a questa esperienza. E poi un altro motivo, secondo me, è che ognuno può comprendere, arrivare a comprendere se è di luce o di ombra, perché è un elemento che sarà visibile sia nei corpi, sia nella concezione dello spettacolo e anche nel modo che uno ha di vedere le cose, quindi questo è anche molto interessante. Vi aspettiamo, a presto.